La Corporazione Esercenti Centro Storico questa mattina ha convocato un incontro al Caffè Barbarani in Piazza Erbe a Verona per dire no alla ZTL 24 ore, quindi la chiusura più rigida del centro storico. La prima cosa che chiediamo è la sospensione di questa direttiva, cioè non si può chiudere adesso che viene avanti una stagione praticamente dove la città sarà vuota. Si apre quando si può veramente sperimentare, quando la città potenzialmente è piena, per cui ad aprile e maggio potrebbe essere il momento ideale di sperimentarla. Prima però si devono fare una serie di tavole di confronto con le vere realtà esistenti, quelli che vivono la città, esercenti e residenti in primis, e anche operatori che vengono a fare servizi nella città, in modo da affrontare tutte le tematiche e cercare di risolverle. Sicuramente la chiusura non è la soluzione. Sono i prossimi incontri che chiederemo all'amministrazione, speriamo che a questi incontri partecipino anche le associazioni di categoria, Confcommercio e Confesercenti in primis, che mi pare che siano con noi in questo, a condividere con noi parecchi di questi punti. Noi non crediamo in assoluto la non chiusura della ZTL per sempre, arriverà un momento dove diventerà logica, ma prima ci sono passaggi importanti che vanno fatti per non creare danno solo ad alcune di queste realtà. Presenti all'incontro rappresentanti delle forze politiche di centrodestra in Consiglio Comunale, Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega. Perché no la ZTL H24? Per due motivi: uno immediato, contingente, perché c'è Ponte Nuovo che è quasi impercorribile perché c'è una corsia che neanche ci si passa. Chiuderanno via 20 settembre per più di un anno perché hanno sbagliato a gestire il cantiere e quindi ci sarà il traffico in tilt di suo. Se tu poi chiudi la ZTL H24 in quel momento lì crei la paralisi totale. E poi c'è un fatto anche di abitudini, cioè il veronese, il mantovano, chi viene dalla provincia, non dico il turista che viene dall'estero, ma chi viene da qua intorno, se non riesce più ad arrivare in città, Tommaso Ferrari e i suoi e loro pensano che la gente verrà comunque. Cambierà nome destinazione, andrà nei centri commerciali, andranno negli altri paesi e quindi queste attività, l'attività del centro, moriranno. È una scelta sciagurata di chi dimostra e conferma di non capire la città. Noi pensiamo che prima di chiudere un'accessibilità a una città come la nostra, l'accessibilità di ZTL, bisogna predisporre i servizi adeguati e quelli che sono previsti dal PUMS, che è appunto il piano di urbanità e mobilità sostenibile. Anche la precedente amministrazione stava seguendo questa linea, qui all'improvviso si comincia a costruire la casa partendo dal tetto. Quindi prima chiudono e prima ovviamente invece dovrebbero dare i servizi opportuni per renderla accessibile a tutti. La sintesi è che noi non siamo contrari alla chiusura, ma prima vogliamo che siano eseguiti i servizi promessi e per rendere la città accessibile al centro storico a tutti quanti. Una visione che è completamente assente da parte di un'amministrazione che sta gestendo la città in maniera prettamente ideologica, senza un percorso che abbia un senso, e questo lo vediamo non solo in questo tipo di provvedimento ma anche in tutto il resto del contesto cittadino. Abbiamo cantieri che partono senza che i cittadini sappiano qualcosa, abbiamo situazioni di bivacchi a cielo aperto che non si erano mai visti da anni in questa città, quindi vuol dire che manca proprio il rispetto nei confronti dei cittadini veronesi, nei confronti di chi si impegna nel proprio lavoro con fatica, con sudore, e abbiamo un'amministrazione che invece di gestire i problemi li nasconde o peggio li moltiplica.